Ma vedete, che stai facendo, cagati? Sta vino con me, stiamo andando. Ma non ci sta nessuno, sta. Ma come non ci sta nessuno? Sta signora. Allora, è chiuso, ok? Ma abbiamo chiamato la signora Angela. La signora Angela? Che ci fanno la cortesia di farci vedere un dolce tipico robusto calabrese. I crustoli. I crustoli. Ma perché buonasera, buonasera. Grazie per averci accolto. Buonasera. Ma perché lei è Giada con Angela? Giada, che, Angela. Che sono in preparazione dei crustoli. Crustoli. Giada, correggimi se sbaglio. I crustoli sono un dolce tipico natalizio, sì. Però si fanno comunque in ogni... In tutte le festività, perché sono fritti benauguranti, quindi... per esempio durante le nascite, matrimoni, lauree, battesimi. Ho capito, sono buon auguri, sì. Cioè, ma che parlo, auguri. Auguri, casto crustolo. Grano crustolo. Tutto di una poca faccio crustolo, sai? Anche tu, sai, da sì, lontano. Sì, sì. Senti, vediamo la signora Angela che ora ci spiega pure come si fanno, non solo come si mangiano, ma anche come si fanno. Come allora, si fanno, signora Angela? Allora, farina di grano duro, ok. E farina zero. Questo più o meno per quante persone? È un chilo. Un chilo ce la fai, no? Un chilo. Voglio fa. Cioè un chilo di auguri, cioè non lo so. Un chilo di farina. Un chilo di farina. Un cucchiaio di sale. Eccolo qua. Poi cannella e chiodi di garofano. Perfetto. Vedi, vorrei i chiodi di garofano. E cominciamo a... Amalgamare. Ecco. Amede, ma che sai? Amede. Sì. Ci va l'olio tiepido. Ma ci fa l'olio d'oliva. Olio d'oliva nostro. Olio d'oliva calabrese. Amede, ma che stai aprendo là? Sì, sì, devono aprire. Mannaggia. Vabbè. Sì. Io seguo la signora Angela perché stava di. Quindi si deve amalgamare bene. Sì, bene. Questo è un odore forte dato dai chiodi di garofano. Sì. Chiodi di garofano. Garofano. Garofano, garofano. Amede, come si dice? Garofano. Garofano. Ah, basta. Ah, è giusto, hai ragione. Dile tu. Ehi, siccome si fa rinde festa, sarà una bottiglia, qualcosa, cioè, poi uno dice... Ma poi omettiamo di dire... Dentro? Io mescio. Vai. Ah, e cosa dobbiamo mettere? Questo non è olio, questo è... Vai, vai. Ma è tutta la bottiglia va messa? Sì. Ah, sì. Bastava dirlo che... Questo è prosecco. Sì, ferma. Ecco, e quindi siamo ancora bene. Questo poi... è un prosecco del posto, che se no. Il prosecco si vende in Italia, c'è una Calabria. La Calabria si può fare uscire, cioè l'olio, la cosa. Hai visto mai? Questo è il secondo passaggio, ora che si sta amalgamando bene, si sta... Impastando bene. Si sta impastando. Ecco qua. Deve venire bello liscio. Quindi, ah, non sapevo che si mettesse il prosecco e poi viene... Ecco. Il panetto. Ecco il panetto. Quindi ora abbiamo preso dal panetto dei pezzettini e abbiamo fatto dei filoncini, giusto? Sì. Ecco. Ma sono filoncini di pane? Cioè, no. No. Prosecco. Non c'è filoncini. Vengono tagliati di traversa. Ok. Appero. Perfetto. E vengono tagliati tutti quanti così. Ok. L'altro passaggio è, abbiamo preso i filoncini e poi si... Ah! Per prendere forma. Quindi si schiaccia su... Vedi? A me devo provare pure tu. Ah, però cose. No, ogni arte è suo mestiere. Io posso mettere la fame, lo stomaco. Eccoli e qua. Si procede. E poi vengono così. Vengono così, con i buchetti dentro. Che odore? No, che cos'è? Dire tu, c'è... A me non dà in mostra la signora Angela che è mo tra poco cucina. Con un semplice cestino uno approfitta per dargli forma, guarda. La genialità. Quindi se prendo questo un po' un pezzo di questo panetto e lo metto sulla faccia tua, piglia forma la faccia tua. Fammi una prova. E tu, i massetta in gollo. Ah, buono, va bene, a me te. Eccoci qua.
Mi capite? Detto perché si parlava, logicamente, qui a Cariati si chiamano crustoli, però ci stanno in altri posti vicini che magari ci chiamano pure in un altro modo. Infatti, leggevo in giro che questi crustoli qua, molti li chiamano tardidri. Sì, che comunque è un errore, perché non si chiamano tardidri qua, cioè si chiamano crustoli. Ma qui a Cariati si chiamano crustoli. I tardilli sono diversi, sono delle palline piccoline, sempre con farina, uova e olio, e poi vengono messi coperti con il miele. Ah, ok. Che si fanno a Natale. Ah, ok. Un po' come il struffolo rosso, in pratica. Sì. Cioè, che cosa, eh? C'è buono uno. Che poi, se tu... Poi è una derivazione greca. Fatto che si ma non stiamo parlando delle struffe, stiamo parlando di crustoli. O Fabri che fino lo saputo. O Fabri, stiamo facendo un'altra cosa. Quando uno entra in struffa, parla a me di struffa. Vabbè, è stessa cosa. Facciamo? Adesso sono vanno pronti fritti. Per essere fritti. Ah, ecco, ecco. Ciao, dai un occhio alla Medeo perché si ruba qualcosa, Cruda no, eh? Cruda non so. Ah, vedi, cruda no. Eccoli qua. E ora li lasciamo crudo per quanto tempo? 2-3 minuti? No, un po' di più. Ah, ok, ci sono messi. Perfetto, sono pronti. Mamma mia. Come è caduta? Sono proprio sanamente Giada. Sono buonissimo. Tu avevi messo tutto il vassoio avanti. Sono buonissimo. Ma io compleanno tu, a me te, non ho capito. No, però ci hanno augurato un buon tour e hanno fatto i crustoli. Grazie, grazie che ci avete accolto. Grazie a voi. Grazie Angela, grazie Giada. Noi Monneo ci siamo. Noi adesso salutiamo per questo video, però mo prepariamo un'altra bella cosa con Angela e Giada. Chi più ne sa, più ne metta nei commenti, mi ricordo magna, dì.